Il cittadino medio ha davvero paura di finire per sbaglio nelle maglie della giustizia? Le indagini preliminari come vengono vissute dall'opinione pubblica, dai media e da chi ne viene investito in prima persona? E soprattutto cosa dice poi l'articolo 358 del codice di procedura penale? Qual è la soluzione che prospetta questi temi? Non da poco, di un convegno nell'aula Alessandrini del Tribunale di Pescara organizzato dall'officina del senatore Luciano D'Alfonso. L'apertura però è andata di diritto all'assenza, tra tanti nomi presenti, del procuratore di Pescara Bellelli. Non ne sapevo assolutamente niente, ho letto un articolo su un giornale stamani, quindi mi dispiace che non ci sia, ma non sapevo proprio niente di questa cosa. Questo va chiesto al procuratore, è una bella iniziativa e io ritengo che non può essere difficile alimentare un confronto ed un dibattito, perché se diventa difficile fare un convegno, proviamo a immaginare quanto diventa difficile fare le riforme, per cui immagino che Bellelli sia stato impegnato per fare il suo lavoro, ma non mancheranno occasioni per trovarci a discutere nel merito della giustizia giusta, perché ci serve anche il suo punto di vista. Oggi ci sono punti di vista autorevolissimi. Ma resta la lettera scritta dell'articolo in questione su come viverlo o magari migliorarlo. La riforma e l'attuale codice di procedura penale portavano proprio all'indicazione di un sistema garantista, di un sistema accusatorio che dava questa possibilità. Al tempo stesso quindi il pubblico ministero in Italia, che è un magistrato, non è un pubblico ministero che deve inseguire soltanto la ricerca delle prove contro la persona indagata, può alla fine, come dice il codice, o chiedere il rinvio a giudizio o chiedere l'archiviazione. Quindi le norme mi pare che siano abbastanza chiare, quindi si tratta di trovare la mentalità collettiva tutti insieme, tutti gli operatori, sia gli operatori della giustizia, sia anche, vorrei dire, gli operatori dell'informazione, a dare le informazioni e a tutelare. Tante volte anche la politica, perché da una parte o da un'altra si utilizza il fatto dell'indagine contro un avversario politico come se fosse già una colpevolezza. Ma c'è all'orizzonte, tempo una settimana, il referendum sulla giustizia. Ermini si era già espresso per un passaggio parlamentare. Non dico cosa voto e non dico cosa mi auguro, ho detto soltanto, questo l'ho detto più di una volta, che credo che temi così importanti abbiano la necessità di un dibattito approfondito, molto tecnico, parlamentare. Dopodiché è ovvio che quando si dà la parola ai cittadini, come è previsto dalla Costituzione, il chiamare i cittadini alla partecipazione è sempre un fatto positivo. Questo era il mio pensiero e rimane il mio pensiero.